tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il sindaco di Fano presenta il piano delle asfaltature nel quartiere di Fano 2. Il centrodestra chiede la chirurgia H24 all'ospedale di Fano. Ambito sociale, il nuovo coordinatore illustra i primi 6 mesi di lavoro. Dopo 70 anni torna il gioco del pallone col bracciale. Domenica, ultima sfilata di carnevale con la ola più grande del mondo. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Cominciamo dal piano delle asfaltature che il sindaco di Fano insieme all'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Cristian Fanesi, ha presentato questa mattina nel quartiere di Fano 2. Il piano asfaltature di Fano è quasi ultimato. Solo una piccola parte del lotto 3 deve essere ultimata. Manca però un segmento importante della città, le strade di Fano 2. Un quartiere che aspetta da tempo questo intervento, le cui condizioni della strada di ingresso al quartiere sono state oggetto anche dei nostri servizi in passato per le pessime condizioni in cui versa. In alcuni punti i crateri e gli avvallamenti impongono alle auto quasi di fermarsi, una situazione parcheggi anche precaria. Sono queste le urgenze maggiori. Ora via Guarnieri e via Morani entro giugno avranno un nuovo manto, ma sono anche altre le problematiche che verranno prese in esame per una pianificazione organica degli interventi. Adesso è il tempo di Fano 2 che ha tutta la nostra attenzione. Partiamo con questo intervento di rifacimento del manto stradale perché era in una situazione poco decorosa. Era un'esigenza sentita da tanti anni. Ovviamente è un quartiere che ha anche altre esigenze, a cominciare dalle aree verdi che vanno risistemate e la situazione anche dei parcheggi che meritano un'attenzione, anche se la questione non è di facile soluzione in quanto non ci sono terreni pubblici intorno. Il lavoro strutturale sulle strade sta dando i suoi frutti. Da 578 cause per danni alle autovetture a causa delle strade rotte dal gennaio 2012 siamo scesi a 142 a dicembre 2016. Questo intervento, assieme a tutto lo sforzo progettuale di questo piano urbanistico della città concertato con la collaborazione dell'Università di Urbino, sarà illustrato presto in un incontro pubblico. Presenteremo il lavoro fatto, i risultati, anche le problematiche riscontrate il 23 marzo ad un convegno organizzato insieme a dei partner privati, ma insieme all'Università degli Studi di San Marino e insieme all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro Urbino, presso la Sala Verdi, dove interverranno diciamo, le persone che hanno lavorato su questo piano, ma anche tecnici che vengono da fuori per illustrare quali sono le problematiche, quali sono le soluzioni previste anche fuori dalla città di Fano, la provincia di Pesaro Urbino. Un quartiere, questo adiacente al centro città, che non vuole essere solo un dormitorio, ma un segmento vivo e pulsante della città con attività commerciali, una piazza frequentata, viva e piena di iniziative e cittadini attivi e dove si respira aria di buon vicinato. Del resto, la vocazione pluralistica del quartiere la si percepisce anche per la presenza dell'unica moschea in città. E a proposito di strade, ci è arrivato un messaggio su WhatsApp al 338-4968-250 di Fano TV per mostrarci questa strada che è interessata da alcuni lavori. Allora, il messaggio in realtà dice, insomma, noi abbiamo aspettato tanto per avere la strada asfaltata e adesso, guardate un po', l'hanno di nuovo rotta. Allora, perché noi ci siamo informati, abbiamo chiesto informazioni, abbiamo cercato di capire il perché di questi lavori e praticamente si tratta di lavori che si sono resi necessari per cercare un guasto rilevato dai sensori nella zona di via Villa Giulia, siamo nel quartiere di Gimarra, e che avrebbe potuto
interrompere questo guasto, la fornitura a diverse, di acqua a diverse abitazioni. Quindi per raggiungere questa rottura e riparare la condotta idrica è stato necessario, non si sarebbe potuto fare altrimenti, effettuare questo scavo di pochi centimetri sulla carreggiata purtroppo appena asfaltata. Quindi non si poteva fare a meno, questo per rispondere al nostro segnalatore. E adesso invece andiamo all'interno del municipio, sempre a Fano, perché oggi il nuovo coordinatore dell'ambito sociale numero 6 ha fatto un resoconto dei suoi primi 6 mesi di lavoro. Una delle maggiori novità presentate questa mattina dal coordinatore d'ambito Riccardo Borini è il nuovo portale web dove saranno caricate tutte le possibilità di agevolazioni, contributi, sostegni richiedibili dalla varia utenza dei servizi sociali. Ma questo è solo l'aspetto apicale di un intenso lavoro svolto in questi primi 6 mesi dalla nuova struttura dell'ambito. Un percorso per arrivare a ciò però pieno di ostacoli e difficoltà da superare, problematiche vecchie da risolvere e pendenze da appianare. Un lavoro certosino, intrapreso dall'assessorato ai servizi sociali, fatto di ricuciture, di dialogo, di condivisione, che ora presenta i suoi frutti. E allo stesso tempo ci sarà la presentazione del sito che l'ambito territoriale ha preparato e che diventa un'interfaccia fondamentale per i cittadini proprio per il ruolo informativo che svolge e anche per poter entrare in sinergia e quindi conoscere tutte quelle che sono realisticamente le opportunità dal punto di vista sociale. Il passaggio ai nuovi locali nel quartiere di Sant'Orso ed il collegamento in fibra ottica con il comune non è stato che il principio di questo percorso. Nuovo personale, una mole di incontri e contatti sul territorio, nuove progettualità e la convenzione intercomunale per la gestione associata 2017-2019 hanno restituito quel clima partecipativo e di condivisioni di cui si sentiva la necessità assoluta da parte dei comuni associati. I punti forti sono senz'altro la convenzione intercomunale. I sindaci hanno fatto una convenzione delegando all'ambito con delega di funzione alcuni servizi che faranno in maniera associata, questa è una cosa molto importante. E la seconda cosa importante è che questi 6 mesi sono stati caratterizzati dal cambio dei finanziamenti, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro intenso per fare 3 progetti europei, che adesso illustreremo, che hanno portato risorse importanti per questo territorio. Parliamo di circa 1.000.000-1.100.000 euro che saranno appunto spesi nei prossimi 2 anni, 2 anni e mezzo in questo territorio. E adesso parliamo invece di sanità, perché dopo l'intervento di ieri dei 5 Stelle di Fano, oggi interviene il centrodestra. Centrodestra che chiede al sindaco Massimo Seri di avere all'ospedale Santa Croce la chirurgia H24. Allora, sanità per Fano, Santa Croce, quale futuro, insomma, come vi state muovendo a questo riguardo? Intanto rivendichiamo il fatto che come gruppi consigliari uniti di opposizione abbiamo fatto convocare per 2 volte il Consiglio Comunale monotematico e l'abbiamo fatto noi, quindi il gruppo UDC, il Progetto Fano, Forza Italia, Lato Fano. E abbiamo fatto venire il Presidente della Regione a relazionare sulla questione della sanità, ma soprattutto abbiamo fatto approvare lo scorso novembre un documento che è importantissimo perché approvato all'unanimità, quindi da tutto il Consiglio Comunale, prevede che a Fano comunque rimanga un presidio ospedaliero anche nell'eventualità che verrà, e vedremo, realizzato un nuovo ospedale unico provinciale di secondo livello. Questo ovviamente garantisce a questo ampio territorio, ma anche tutte le vallate del Cesano e del Metauro, la possibilità comunque di avere un presidio dove c'è una chirurgia, dove c'è un pronto soccorso con anche il codice rosso, dove c'è una chirurgia soprattutto H24 e la possibilità quindi di avere dei reparti che funzionano, di avere una lungodegenza, di avere anche, perché no, dei reparti come c'è adesso di eccellenza di chirurgia, per esempio da poco è arrivata senologia piuttosto che pneumologia, quindi servizi che possono far continuare a vivere un presidio così importante che noi crediamo debba rimanere a Fano. Per cui tante altre chiacchiere invece che sentiamo sono così tirate al vento. Chiederemo anche però con forza un'altra cosa importante, cioè il ripristino immediato di chirurgia H24, perché su questo ci siamo battuti già da più di 1 anno e mezzo.
E noi crediamo che sia fondamentale che questa città rivendichi il fatto che ci deve essere qualcuno che intervenga nel momento in cui c'è una criticità. Quindi chirurgia H24 deve essere ripristinata. Il sindaco ha il dovere morale nei confronti della città e anche il dovere materiale, perché è amministratore, di fare un'ordinanza contingibile, urgente, che obblighi l'ente pubblico, quindi la sanità in questo caso, la regione, a ripristinare, perché è stata tolta, la chirurgia H24. Questo è quello che chiederemo con forza i prossimi giorni, anche con attività politica che andremo a fare in Consiglio Comunale, lasciando la demagogia che è imperversa di questi periodi a chi la vuol fare, ma che in questi ultimi 2 anni e mezzo non ha portato praticamente a nulla, se non a tante chiacchiere al vento, senza ottenerne di fatto risultati. Abbiamo visto quello che ad esempio hanno fatto quelli del Movimento 5 Stelle, che di chiacchiere ne abbiamo sentite tante, ma di sostanza ne abbiamo vista veramente tanta poca. E ci hanno anche proposto di fare questo documento insieme di mozione del patto di piagge, così si chiama, al di là del fatto che poi mi sembra che sia abbastanza naufragato nell'ultima area vasta, però da quel punto di vista, benché condividiamo il fatto che deve essere rivisto il piano sanitario, ma una sanità policentrica o altre attività, come consigliere comunale sinceramente non credo che sia un'attività giusta da portare avanti, per cui credo che non aderiremo a quel tipo di iniziativa. E sempre in tema di sanità, ieri Ivan Cottini, il modello malato di sclerosi multipla, ha incontrato il presidente della 4ª Commissione Sanità ad Ancona, ha incontrato Fabrizio Volpini e il consigliere regionale Fabrizio Talè per una legge, chiedere una legge a favore delle famiglie che hanno appunto un malato in casa. È con noi Ivan Cottini al telefono, buonasera. Buonasera, ciao, allora, Marco. Ciao, buonasera Ivan. Allora, ieri c'è stato questo incontro, vediamo in questo momento la fotografia e alcune immagini che ti ritraggono. Come è andato questo incontro e soprattutto che cosa chiedi? L'incontro è andato, direi, molto bene, di questo ringrazio Federico Talè che mi ha dato questa opportunità. Io, come ho spiegato al dottor Volpini che mi ha ascoltato, sono molto incazzato, perché si tende sempre a finanziare, ad aiutare i centri, le strutture, le associazioni, ma poi alla fine i malati, come io e tanti altri nella nostra regione, passiamo quelle 5-6 ore in queste strutture e le altre 18 siamo sul peso della nostra famiglia. Io ormai sono quasi 5 anni che sono malato e ho visto quello che ho recato alla mia famiglia. È brutto dirlo, ma siamo come un tumore che non riusciamo a debellare e la mia famiglia ogni giorno suda. E con questa legge vorrei provare ad asciugare un po' quel sudore che ogni giorno facciamo tirare fuori ai nostri familiari. Volpini, lui era entusiasta, era molto contento e adesso analizziamo un po' le leggi che ci sono o sistemeremo qualche legge oppure ne faremo proprio una nuova che mi hanno promesso che la chiameranno legge Cottini, che vada proprio ad aiutare a sostenere le famiglie. Beh, insomma, dai, è un buon inizio e speriamo che possa andare avanti, sì, ma insomma l'energia e la forza non ti manca. Certo, non ti mancano, anche grazie. Sono sempre più stanco. Ciao Marco, buon TG. Grazie a te, buona Ciao. Serata. E adesso parliamo invece della rassegna con le parole giuste, democrazia, storia di una ideologia, questo è il titolo del 6º appuntamento della rassegna appunto con le parole giuste, le parole della giustizia nella filosofia, nella letteratura, nella società, in programma per sabato 25 febbraio alle ore 18 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna. Saranno Luciano Canfora, storico, e Paolo Ercolani, filosofo, a confrontarsi e far riflettere sul valore di questa parola, moderati dal professor Marcello Di Bella. Questo incontro è realizzato grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle biblioteche e l'assessorato alla cultura e al turismo. Adesso invece parliamo del carnevale, ma visto e considerato che in queste ore è in corso una perturbazione anche piuttosto intensa che porterà abbondanti piogge nella nottata, vediamo che tempo farà invece per domenica. E questa volta a fare le previsioni c'è un amico del carnevale che però è un amico anche di tanti italiani perché è il meteorologo probabilmente tra i più famosi della televisione italiana. Bam, bam. Marisa, portami a bam.
di noi purtroppo al momento sta transitando una perturbazione, ma non preoccupatevi perché già da domani sabato la situazione meteo tende a migliorare, solamente in nottata al primo mattino qualche pioggia, poi nel pomeriggio schiarite sempre più acqua. E per quanto riguarda domenica, tranquilli, il carnevale si farà, infatti vedete ci sarà il sole al più qualche nube, ma nulla di particolare. Diminuirà un po' la temperatura. Buon divertimento e divertitevi anche per me. Ok, adesso invece parliamo del Fano Winter Cosplay Contest. Da domani la città della fortuna diventerà la città del fumetto e del videogames in piazza 20 settembre alle 16.30. Ci sarà questa prima gara fanese che premierà il miglior cosplay. I protagonisti assoluti dell'evento saranno infatti i cosplayer, parola composta da costume player, appassionati che si trasformano nei loro personaggi preferiti dei fumetti e dei videogiochi. Nulla sarà lasciato al caso, soprattutto i costumi. Costumi curati nei minimi dettagli che li renderanno quasi identici ai più famosi eroi dei manga giapponesi. Il Fawicon avrà un padrino d'eccezione, Nino D'Agata, doppiatore del film Marvel e della serie animata dei Simpson. E domenica 26 è l'ultima giornata, l'ultima sfilata di Carnevale in Viale Gramsci che si trasformerà appunto per l'ultima volta nel Carnevaldromo più colorato e dolce d'Italia. Intorno alle 4 del pomeriggio, dopo il primo giro dei carri, per la prima volta il Carnevale si fermerà per qualche istante con l'obiettivo di centrare un Guinness World Record, un primato del mondo, un Guinness che vedrà organizzare e realizzare la ola più grande di tutti i tempi. Da via Cavour al Pincio, passando per Viale Gramsci, tutti coloro che si troveranno lungo il percorso sono invitati ad alzare le braccia e a partecipare a questa ola, cercando di centrare appunto questo record che già esiste ed è formato ed è stato battuto da 15.000 persone. E proprio in tema di rievocazioni storiche, torna dopo 70 anni il gioco del pallone col bracciale. Idolatrati dalle folle, ambiti e corteggiati dalle donne, invidiati e ammirati dagli uomini. Erano i campioni del gioco del pallone col bracciale. A fine 800 e primi del 900 erano loro gli idoli delle folle, i buffon, i totti dell'epoca. Belli e fieri, ai tanti, nelle loro candide divise bianche, pantaloni alla zuava, una fusciacca colorata alla vita ed un bracciale alla mano destra appuntito che sembrava, a vederlo, uno strumento di tortura. Scendevano in campo a suonarsele di santa ragione. Metà tennis, metà pelota, il gioco del pallone col bracciale era popolarissimo in Italia e Fano era una delle capitali italiane di questo gioco. E chi ha avuto in famiglia un campione di questi se lo ricorda bene. Ecco, io personalmente avevo mio nonno Fulvi Bruno, che era un giocatore del gioco del pallone con il bracciale, e questo era un appuntamento molto molto sentito, molto importante, che ho potuto recuperare dai racconti di mio padre, che lo accompagnava, essendo il figlio, lo accompagnava a questo gioco, ed era veramente uno sport che, per cui Fano era anche molto competitivo. Infatti mi raccontava che molte realtà dell'Italia venivano a Fano per sfidare la squadra locale. Erano gli eroi sportivi del periodo, quindi come oggi ci sono le figurine per i vari giocatori di calcio, allora c'erano le prime fotografie, le figurine per dei giocatori di pallone al bracciale. Dopo 71 anni, in occasione del carnevale, torna a Fano questo antico gioco nella sua collocazione originaria, lo sferisterio, ora parcheggio ed ex deposito dei carri di carnevale. Domenica mattina ci sarà un grande ritorno del gioco del bracciale a Fano con la Coppa del Carnevale di Fano, e dopo 71 anni la città rivedrà giocare al gioco del pallone col bracciale, che ha portato Fano al successo in tante piazze italiane e tanti sferisteri italiani. E
per questa sera è tutto. Non dimenticatevi di segnare il numero di telefono che vedete in sovraimpressione sul vostro cellulare e di contattarci tutte le volte che volete per le vostre segnalazioni, inviarci foto, commenti, video, tutto quello che volete. È un filo diretto con la redazione di Occhio alla Notizia. Ci vediamo domani mattina 7:30 con Occhio ai Giornali. Arrivederci.